Ti servono crediti a prezzi bassissimi? Contatta Francesco Salamone con il link in descrizione e con il codice FUSE avrai subito un 5% di sconto. Ragazzi, il carico come non mai da Fish Gamer. Oggi ragazzi, come vedete, oh mio Dio, ho scaricato la demo di FIFA 16. Allora, premetto che non ci ho giocato, quindi ragazzi vedrò tutto insieme a voi. Andiamo a vedere questo FIFA. Mamma mia, mio Dio. Facciamo la luce. Lo spazio di disponibile nella memoria di archiviazione del sistema non è sufficiente. Me lo fottuto proprio. Italiano, sì, sono italiano. Come sempre, come ogni anno. Andiamo avanti. Oddio, questo video mi fa partire. Madrid di Barcellona. No, però questo telecronista mi sta sul cazzo. Cioè, perché devo parlare, devo fare io a telecronista. Aspetti, abbasso un attimo. Ok, vediamo subito le formazioni. Vabbè, ho fatto tutto lui. Passiamo alla voce. Ok, ragazzi, mi aspetto molto. Mi aspetto molto. Sinceramente, mi aspetto molto. Vediamo un attimo il menu. Ah, vabbè, è abbastanza carino, eh. Cioè, sicuramente meglio dell'anno scorso. I moduli, vabbè. Va bene così. Cioè, alla fine non è che devono migliorare chissà cosa, però va bene. Ok, vediamo un po'. Vabbè, alla fine. Oh, attenzione. Guardate come c'era una testa così. Credibile. Vabbè, dai. Andiamo un po'. Andiamo al gameplay. Oddio, hanno messo la palla a terra. Matteum Zizi. Eccolo qui. La palla. Che. Okay. Tu. No, mio Dio, che cacchio. No, raga. Eh beh, trainer sì o no? E che mo. Contrasto. Ah, ma so giocare. Gioco. Oddio, sembra. È molto più lento. I giocatori sono molto più lenti, sicuro. Contra. Ah, vabbè, mi deve fare il tutorial questo. Ah, ma tenevo classico. Vabbè, adesso ho messo alternativa. Vabbè, comunque sono lenti. Più in, cioè, molto più reale nei movimenti, eh. Però non lo so, le so fare contro. Oddio, ma quanto è lento! No, però. Ci. Dovrebbe essere così FIFA, però. Noi ci troviamo sempre in quel bug di FIFA. Però guardate le difese, ragazzi. Guardate le difese. Non è FIFA 15, ragazzi. È migliorato. È migliorato. Non ditemi che non è perché è migliorato. Maro, guardate là. Movimenti, tutta un'altra cosa. I lanci. Vabbè, i lanci non è che siano una grande cosa. Ma. Eh beh. Allora, questo è Bale. Bale con il codino. Bene, vediamo il tiro di Bale. Primo tiro! Ah, ragazzi, avete capito che tipo io quando tiro è come se tipo mi dessero un cazzotto. È tipo come, che ne so, come giochi a Dragon Ball. Quando ti danno un cazzotto si vibra il joystick. Cioè, quello che alla fine questo volevo dire. Che appena tiri vibra il joystick. Non so se lo metteranno pure su FIFA 15, diciamo, il gioco completo, però. Diciamo è abbastanza carino. Questo fatto qua che vibra il joystick, attenzione, traversa. Credibile. Prima traversa. E quando mai? Ok, però è cross. Sto vedendo cross di cross. Sto vedendo che si fanno molto bene. Attenzione i cross di quest'anno. Ritornerà il vecchio FIFA 14 con i bug di testa. Modric. Oh mio Dio, chi è questo? Ma chi è? Pepe, bravo. Vai, c'è solo Ames. Ma cos'è questa difesa? Ames. Vediamo il tiro a giro. Ames! Primo gol in FIFA 16. Esultanza, vediamo. Oh, vabbè. Esultanza. 1-0. Ames Rodriguez. Attenzione a Messi col tatuaggio. Mamma mia. È identico, eh. Vabbè, i tifosi sono sempre gli stessi, se non sbaglio. Eh sì.
tiri a giro, quest'anno forse i bug saranno i tiri a giro. Comunque ragazzi, sono molto soddisfatto. E questo non è il gioco completo. Ragazzi, mi aspetto molto da FIFA 15. Da FIFA 16 mi aspetto molto, ve lo giuro, raga. Come ogni anno, tra l'altro. No. Rigore. Sitz, mi hai dato il rigore. Oh, è tale quale, Ramo. È tale quale. L'anno scorso non era così identico. I numeri del Real Madrid, quando sono fighi. Messi contro Navas. Vediamo. Attenzione Messi, primo gol. Ma che è? Come si è buttato col portiere? 1-1. Messi, pure Messi è tale e quale. Mamma mia ragazzi. Veramente. Mamma mia. Giochetti, dai un po' di giochetti. Giochetti, vabbè, sono me gli stessi. Cioè, sono me gli stessi perché io so fare solo gli stessi. Perciò. Cioè, perché alla fine mo non mi hanno introdotto altre skill. Che poi se volete un tutorial delle skill ditemelo qui sotto nei commenti, così ve lo faccio. Se volete sapere tutte le skill di FIFA 16. Andiamo Marcello di testa. I colpi di testa sono migliorati sicuramente. Difensivamente ragazzi è migliorato tutto il reparto difensivo, diciamo. Cioè si può difendere meglio adesso. Prima praticamente si aprivano come una vagina le cose, le difese. Vai cross Ronaldo. Vai Ronaldo. Oh, mamma mia, guardate lì, guardate come si butta a terra. Giallo, giallo, giallo. Ci sta. Ma che cross. Mette il cross per chi non lo so. Pepe. Attenzione, Benzema. Benzema, che gol di Karim Benzema. E questo, è un bel gol. E questo ragazzi, avete visto cosa ha fatto vicino alla bandierina? Ha detto il cazzotto vicino alla bandierina da terra praticamente, tutto il pugno. Ragazzi, guardate che movimenti. Mamma mia, questo sicuramente non c'era in FIFA 15. Guardate che tiro. Proprio come nella realtà, raga. Nella realtà proprio FIFA. In realtà, ragazzi. Ma che lancio. Vai, vai, Bale. Bale. Si fa il fancy shot, no. Pepe di testa! Mamma mia, un'altra traversa. E sono due. Ames. Vai, vai. Lancia Ronaldo. Bello il lancio per lui. CR7. Mamma mia, che movimento! E che è qua? No, raga, sono tre traverse. Però ho visto miglioramenti su quella finta là che faccio sempre io. Guardate. Guardate qui, guardate il movimento che... Prima praticamente lo faceva così, guardate ora. Visto che movimento? Guardate lì. Fa tutto come se fosse realtà proprio, raga. Tutto migliorato, è migliorato comunque. Sì, sì. Mamma mia, intanto io faccio skill. Tira a giro! 3-1 per il Real Madrid. E i tiri a giro sono proprio dei bug. Ecco qui Messi che dice no, perché non segno io, Ronaldo sì. È finita la partita, ragazzi. È finita. 3-1, ho vinto. Ho visto molti miglioramenti da parte di questo FIFA 16. Guardate qui i numeri, sono tale quale la realtà. E quindi, ragazzi, se non mi sbaglio, non mi hanno introdotto. Oh, guardate qui, riepilogo partita, che sarebbe? Ah, vabbè, 3-1, fa vedere il risultato. Avanti, vediamo. Allora, se non mi sbaglio, hanno messo pure Foot Draft, che è la nuova modalità introdotta da Ultimate Team. Allora, ho letto, accetto la label, la FuseNonet, come vedete, si sta connettendo ai server EA. Ok, recupero. Oh, attenzione a Messi, no touch dribbling. Questa è una bella skill, che poi vi farò vedere direttamente quando uscirà il gioco completo, però. Oh, attenzione, le fregne. Ci saranno 12 nazionali, di cui Australia, Brasile, Canada... Quella che non so che cos'è, Inghilterra, Francia, Germania, Italia, Messico, Spagna, Svezia e USA. Ma non so che nazionalità è quella, va bene, fa niente. Allora, vediamo, ecco, Foot Draft. Acquista FIFA 16, già l'ho preordinato, non mi fa spendere altri soldi. Ecco, Ultimate Team. Acquista FIFA, vabbè, non manca mai. Ok, vediamo, Ultimate Team, vediamo Draft, Foot Draft. Crea una rosa, ok, vai.
Allora, il modulo io sceglierei 4-3-2-1, sì, beh. Allora, vediamo il giocatore. Ronaldo! Però già l'abbiamo provata Ronaldo, non c'è spizio poi. Proviamo Lucas, dai. Lucas. Vabbè, io non so come si. Vediamo un po'. L'opzione completa è la mia scelta automatica di tutti i giocatori rimasti. Se è possibile usare questo, vuoi continuare? Devo scegliere io, che devo fare? Ah, ecco, scegliere. Ah, per ogni ruolo posso scegliere determinati giocatori. Buono. Chissà se si può fare nel gioco completo, boh. Bafemi, che dite? Mettiamo yo-yo. Mettiamo yo-yo, per gli interisti, tutti quelli che mi seguono. Centrocampisti centrali. Strootman. Castro. Poi mettiamo Guarin. Poi mettiamo Pjanic o Gross. Mettiamo Pjanic. Terzino destro, vediamo. Mettiamo Anderville. Anche se non ci sarà molta intesa, ma a me non me ne importa proprio. Oh, Boateng 80. No, perché non ho messo Boateng? Vabbè, fa niente. L'altro difensore mettiamo Pastan. Terzino sinistro. Mettiamo Alaba. Portiere. Neuer. Vabbè, qua mettiamo un giocatore a caso, no? No, ragazzi, David Lopez. No, è oro David Lopez. Allora dobbiamo mettere David Lopez al posto di Castro, vai. Ok, ragazzi, andiamoci a giocare questa partita. Contro di chi? Facciamo Sinisa Mihajlovic. Ah, no. Sta con me Sinisa Mihajlovic. Vediamo un po'. Bene. 10 giocatori, 5 Brasile, Bundesliga. Vabbè, comunque non lo so che sta facendo. Vuoi vedere la partita e modificare la tua rosa? No, vai, avanti. Ecco le squadre. Giochiamo contro il Paris Saint-Germain. Oh, guardate qui come si chiamano là? Le probabilità. Ragazzi, allora, praticamente, ma ci facciamo solo un tempo, se no penso che allungherò troppo il video se faccio due tempi, a meno che non succeda niente nel primo. Aiuto. E ragazzi, sono curioso di vedere Jovetic. Ok, ora mi è venuto in mente di. Aspettate. L'anno scorso in FIFA 15 era proprio. Ah, eccolo, finalmente. L'anno scorso era penoso, non era proprio la sua faccia. Ok, ragazzi, facciamo una cosa, facciamo Golden Goal, se no veramente allungo troppo il video. Poi scoccia veramente tanto. Ma cioè, non è che mi scoccio io, è scocciante poi il gameplay che poi dura pure un quarto d'ora, quando dura 10 minuti, non lo so. Allora, vediamo Neymar, palo. Cigrezzi, non è possibile. Attenzione, vai, chi è questo? Questo è David Lopez, lo so. David Lopez! Attenzione, ce la regala. Chi è questo? Non lo so, la mette in mezzo. Comunque, Lucas! I tifosi che esultano. 1-0. E dai, ragazzi, possiamo pure chiudere qui. Ecco qui, dai. Goditi l'esperienza di Draft Foot in FIFA 16. Più partite vinci di fila, i migliori saranno premi che otterrai. Puoi ricevere pacchetti, crediti e altro ancora. Prenota subito FIFA 16. Già l'ho prenotato. Quindi ragazzi, penso che uscirà anche la web app di questo FIFA 16, però si può usare solo su PC. Quindi fatemi sapere se volete aiuti o farò anche dei pack opening perché regaleranno anche pacchetti, all'inizio fanno sempre così sulla web app. Quindi lasciate qui sotto commento di cosa ve ne pare di questo FIFA, secondo me è migliorato in tutti gli aspetti, raga. Ma dobbiamo vedere il gioco completo, dobbiamo vedere comunque. Perché all'inizio è sempre così, è sempre perfetto e poi durante l'anno cala catastroficamente. Speriamo per quest'anno. Comunque ragazzi, lasciate 300 mi piace per questo gameplay su FIFA 16. Fatemi sapere se volete pure altre partite sempre sulla demo. Quindi lasciate un bel mi piace, un bel commento e iscrivetevi al canale. Noi ci ribecchiamo al prossimo video. Dai raga, quest'anno ci divertiamo. Ultimo pacchetto da 50.000. Dai. 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 Dai.